sono Maggie e come ogni domenica voglio lasciarvi i migliori outfit della settimana. Se volete vedere tutte le foto, come sempre vi lascio nell'info box il link al mio blog, ma lo trovate anche qui nel video. Ci vediamo alla prossima, ciao! Ci sono giorni in cui mi sento triste, vedo grigiore intorno a me, ma vi confesso che per poter affrontare queste giornate cerco il luccichio negli abiti. Un top con le paillette, un blazer classico e un paio di denim che in qualche modo ci sia del luccichio. Ancora paillette, intendiamoci. E poi, approfittando che nel nord Italia l'autunno non è ancora arrivato, perché non continuare a indossare i sandali? Questo è il mio outfit per le giornate grigie. Lo chiamano blu cobalto, blu elettrico o blu royal. Da poco ho accolto questi pantaloni blu nel mio guardaroba e ho trovato tanti modi per abbinarlo. Un modo per lasciare che i vostri jeans o pantaloni dai colori vivaci restino al centro della scena e di accoppiarli a capi di colori neutri. Io ho scelto un top bianco, un paio di tacchi nude e un cardigan dorato, giusto per dare un pochino di luccichio, di quello che parlavamo prima, insomma. Parliamo di pleather leggings, ovvero i leggings in ecopelle. Sono una new entry divertente nella tendenza dei leggings e sono perfetti per la stagione autunnale. Ma come indossarli? Io tengo presente sempre questi tips. L'effetto è ottimo se lo abbinate a capi indossati a strati nella parte superiore. In questo caso io ho preso una camicia in denim e una giacca. Ricordatevi che i leggings non sono pantaloni, quindi la nostra maglia dovrebbe coprire almeno la metà dei fianchi. E gli stivaletti alla caviglia col tacco alto sono sempre una scelta originale. Per molte persone il corsetto è un capo molto sexy. In realtà è un pezzo che può essere indossato sia per la sera che per il giorno, ma può essere difficile capire cosa indossare con esso. La chiave è abbinare capi che aggiungano un po' di copertura al nostro look in modo tale di non apparire troppo scoperte. Un blazer, cardigan o giacca sono un'ottima scelta. Stiamo vedendo i short in denim ovunque, vero? I pantaloncini sono diventati un elemento essenziale nel guardaroba estivo di ogni donna. Ma una volta che il tempo cambia e arriva il freddo, li mettiamo via fino all'anno prossimo, giusto? E perché? Si possono indossare anche in primavera e in autunno. In questa stagione a me piace abbinarli con maglioni maxi e anche molto comodi. Spero vi siano piaciuti i miei outfit e se volete ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao, io sono Maggie. Ciao, io sono Maggie e come ogni domenica voglio lasciarvi gli outfit migliori del mondo. Con un bel mix and match. Mischiare le stampe non è una tendenza molto facile, una mossa sbagliata